Scusi, ecco, questa è la domanda giusta. Mi sono divertito. È vero, mi sono divertito. Oggi ho visto una bella prestazione, una bella partita. Una partita dove la squadra ha giocato bene, ha giocato in modo corale e in modo individuale. Quindi hanno comunicato entrambe le situazioni, infatti abbiamo portato a casa un risultato importante. Ma guardi, sulle qualità individuali, per chi conosce un po' di calcio di questa categoria, sicuramente sa che perfettamente che è una squadra che ha delle grandi potenzialità e che ha delle potenzialità per confrontarsi alla pari con tutti. Quindi l'attacco, oggi ci avevamo appunto, come voi immaginate, Donnarumma, Coda e Sprogati, insomma ci avevamo un buon attacco, no? Questo che ci viene richiesto da tutti e inviato da tutti. Al centrocampo avevamo Ogier, Minala e Rolando, che l'avete visto che tipo di prestazione hanno reso, la difesa, la quadratura della difesa, il porta, il portiere, insomma tutto questo, quegli innesti che io ho ritenuto fare a gennaio stanno dando i loro frutti, che sono frutti soprattutto non solo di incremento della qualità tecnica agonistica dei singoli, ma di creare una dinamica interna al spogliatoio per far ripartire la squadra con logiche diverse, sia dai fili delle potenzialità agonistiche, ma soprattutto dello spirito di gruppo e del tipo di gioco che deve essere un gioco basato sul sacrificio, sulla determinazione, sulla ferocia agonistica. Oggi quello che a me è piaciuto è la squadra che è partita a 100 all'ora dall'inizio alla fine, cioè non è che ha avuto momenti di pausa almeno. Cioè, quindi voglio dire, questa è stata una cosa molto positiva, un atteggiamento giusto, perché chi vuole raggiungere degli obiettivi deve avere quella ferocia agonistica fondamentale per raggiungere i risultati. Guardate, l'ho detto la volta scorsa, il problema di Salerno è un problema, come dire, un po' particolare, perché ha tanti lati positivi, tipo voglio dire quell'attaccamento alla squadra, che è una cosa particolarissima, che nessuna squadra, non solo in Serie B, pochissime squadre nazionali hanno, e quindi questo è un elemento, è un valore aggiunto. Ma è altrettanto vero che troppo spesso le persone si vogliono sostituire nei ruoli, al direttore sportivo, all'allenatore, alla società e quant'altro. Allora, non dimenticate che la Salernitana potrebbe essere molto più avvantaggiata rispetto a quello che è stata fino ad oggi sulla possibilità di fare sinergie magari con la Lazio. Questo non è potuto accadere. È tanto vero, presidente, che è stato gestito anche male questa coscia l'anno scorso. Cioè, non è che Ma sto finendo. Scusa, ma perché lei interrompe quando io sto finendo? Se mi fa finire il discorso, scusi, lei ha interrotto. Venga qua al posto mio. Così parla lei e abbiamo risolto il problema. Allora, il discorso è di fondo, stavo dicendo proprio questo. Quindi che succede? Nel momento in cui si crea un clima che non è favorevole, che diventa ostile, magari all'inizio, poi dopo è difficile recuperarlo, perché questi hanno anche una fragilità psicologica, sono giovani, sono tutti giovani che non hanno grande esperienza, si trovano in difficoltà, perché quando cominciano, che sono, come dire, non dico fischiati, ma comunque fanno degli errori e di questo ne fanno paga a pegno, chiaramente i sostenitori, si trovano con difficoltà a poter recuperare. Stracoscia, nel caso di quest'anno, era il quarto portiere, è diventato il primo portiere, adesso fermo, fin quando Marchetti sta in condizioni fisiche non perfette, sicuramente gioca, ha giocato a titolare, avete visto Stracoscia anche in nazionale, ha fatto bene. Cioè io voglio dire, non è quello che voi poi mi ha interrotto, voglio dire un'altra cosa. Quando qualcuno comincia a dire noi non vogliamo essere nella pattumiera o prendere gli scarti della Lazio, questo è stato detto, no, o addirittura una colonia della Lazio, io mi sono fermato e ho detto per carità, vediamo, perché altrimenti le persone vengono inserite all'interno dell'organico, già partono col piede sbagliato, perché vengono considerati come se fossero un corpo estraneo, invece devono essere integrati come un corpo che può essere un valore aggiunto. Minala, ma che porta Minala, uno scarto, io ho detto guarda Minala è perfetto, sta in una condizione fisica perfetta, è motivissimo. Adesso tutti mi hanno detto, dal direttore c'è Minala, guarda, grande prestazione, grande serietà, grande comportamento, cioè,
Ma non è che lo dico io, cioè, come sembra che, se, che io mando Minala perché tanto Minala che la Lazio non gioca, lo ci mando a Salerno, ma non è così, io mando i giocatori che sono funzionali per rendere più competitiva la Salernitana. È chiaro che oggi, scusate, a gennaio io ho fatto 4 innesti, un, come dire, un portiere, un difensore esterno, l'avete visto, un attaccante, no, l'avete visto, e un centrocampista, perché ho voluto ricreare dinamiche diverse all'interno dello spogliatoio nei vari reparti, proprio per mettere la condizione di, come dire, scuotere lo spogliatoio, no? E ricreare le condizioni e farlo ripartire, perché quando uno si sente titolare sempre, indipendentemente dalla prestazione, e gioca chi sta più in forma, e mi pare che, insomma, l'organico della Salernitana è un organico importante, non è che se vedete le persone che lo compongono, mi riferisco all'attacco, Coda, Donnarumma, Sprogati, al centrocampo ci abbiamo una serie di giocatori, Minala, Lorolando, Della Rocca, che purtroppo sta male ancora, Busellato, Improta, Rosina, Zito, cioè, voglio dire, stiamo parlando di una squadra che non è che è stata allestita e costruita per fare la comparsa o per giocare nelle posizioni basse della classifica, è stata costruita per confrontarsi a pari con tutti. Purtroppo, sia nella prima fase del campionato che soprattutto subito dopo l'innesto di questi nuovi giocatori, ha avuto bisogno di un rodaggio e di assestamento, e anche da parte dell'allenatore, per impiegare in modo migliore i giocatori, per farli rendere il più possibile e per raggiungere chiaramente gli obiettivi che ci siamo previsti. Vedrete che quest'anno noi diremo la nostra, l'ho detto prima in tempi non sospetti, che questa è la squadra che può giocare, arrivare tranquillamente ai playoff dal punto di vista della qualità, tranquillamente. Scusate, oggi il Frosinone è primo in classifica, il Frosinone con noi è andato, ci ha perso 2-1, quindi voglio dire, no? O 3-1, quindi voglio dire, giusto per una verità storica, no? Una verità storica, perché altrimenti poi si raccontano cose non bene. La gestione di Stracoscia non compete al pubblico, no, della piazza. Se Stracoscia l'anno passato non ha preso, secondo il suo potenziale, credo che la responsabilità sia soprattutto della società. No, ma io ho detto un'altra cosa, ho detto che nel momento, ma non ha che, scusi, ma perché lei dice sempre queste cose che sono scontate? Ma no, ma i fatti sono questi, io entro in un ambiente ostile, se io vado in una... comunque adesso la gestione l'abbiamo sistemata, però l'abbiamo sistemato, ci abbiamo messo un altro portiere, ti piace sto portiere? Ma ti piace sto per la scelta, ti piace sto portiere? Ottimo, meno male, abbondante, bella truppa. Ma quale accredine? Ho detto un'altra cosa, io non ho detto che ci accredini, ma non si tratta di pensione, si tratta di quando vengono i giocatori della Lazio e non è vero.